Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Io sono Davide ed oggi voglio un pochino fare luce su tutti i problemi, tutte le rogne che mi ha dato questa moto in quasi 20.000 km. La moto attualmente è la Touareg 660, mia, ne ha 18.000, quindi siamo vicino ai 20. Pensate che l'ho comprata a maggio, quindi veramente la sto, come si suol dire in napoletano, schiattando in corpo, e spero che questo video possa servire magari a tante persone che la stanno valutando, e vi faccio vedere perché io la sconsiglio. Prendo subito il telefono perché nel corso di questi 8 mesi ho segnato realmente tutti i problemi che mi ha dato questa moto, e parto subito col video così a bomba perché so che voi non volete perdere tempo, solitamente volete dare dritti al sodo. Ecco qui l'elenco lunghissimo di problemi. Ok, possiamo finirla, mi sono divertito abbastanza, so che avete cliccato questo video in tanti anche per sapere dei problemi, avere la conferma che quello che si dice in giro è vero, ma mi dispiace, mi duole dirlo, non tutto è vero, meglio nel corso del video vi dirò la mia su quello che è realmente il problema di Aprilia, ma non nello specifico della Touareg o dei motori 660, ma proprio quello che secondo me è un pochino una cosa che riguarda un po' tutto il brand. Ma detto ciò, oggi siamo ad una recensione onesta di questa moto, appunto dopo quasi 20.000 km. In 8 mesi veramente l'ho utilizzata tantissimo, l'ho modificata tantissimo e penso si possa vedere, tra l'altro anche con modifiche come scarico, filtro e attualmente anche una centralina che sto testando. Ci ho fatto un viaggio in Marocco, ci ho viaggiato un pochino per l'Italia, lo utilizzo tutti i giorni anche per fare dei semplicissimi servizi, quindi penso veramente che posso darvi delle opinioni sempre in maniera onesta e trasparente del tutto valide su questa moto. Direi che possiamo venire subito all'elenco. Cominciamo dicendo che ci sono tantissime nuove modifiche che non vi ho ancora mostrato. Vabbè, la più evidente per esempio è il parafango alto, e ce ne sono tantissime che ancora devo mostrarvi, come ad esempio questa sella che è stata modificata non solo nella tappezzeria ma anche proprio nel disegno e anche nei materiali e nella curva che fa soprattutto per la sella pilota, ma questo lo vedrete in un altro video, e per questo appunto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché tra pochi giorni uscirà un video sulle modifiche della Touareg. Come si fa anche per i test ride, andrò punto per punto per quelli che sono gli aspetti da valutare di una moto, che sia la componentistica, che sia il motore e insomma un pochino tutto, e partirei proprio dal motore. Aprilia, un bicilindrico 6,59 cc che eroga la potenza di 80 cavalli. Quello che non mi piace di questo motore dopo 18.000 km e che sto provando a cambiare è il fatto di cui mi lamento tra l'altro da subito, da appena ho comprato la moto, è il fatto che una moto come questa secondo me dovrebbe avere un motore super pronto, e quando parlo di super pronto mi riferisco a più fattori. Il primo su tutti è il lag che c'è tra la manopola e quello che effettivamente arriva alla moto, nel senso che quando noi giriamo la manopola sentiamo, grazie all'acceleratore elettronico che ci permette tra l'altro di avere il quick shifter e blipper, abbiamo questo micro lag. E a parte che a me dà tantissimo fastidio, ho cercato quanto più possibile di limare questo gioco che fa l'acceleratore, ma in generale la vorrei super scattante, che nelle prime due marce solleva sempre l'anteriore. Nella prima marcia lo fa spesso, nella seconda marcia nemmeno se preghi in un'altra lingua praticamente. Quindi un motore sicuramente promosso, non mi ha dato problemi se non qualche piccola trasudazione. Questo è l'unico problema che ho avuto in generale con la moto, ma non mi hanno detto che è un problema, nel senso che è una cosa e bisogna fare attenzione di quanto trasuda, è un problema di guarnizioni. Però insomma ragazzi, conosciamo le KTM, le Ducati, io credo che qualsiasi moto che non sia una giapponese, perché sulle giapponesi non ho mai avuto questi problemi, tende a trasudare un pochino, quindi insomma non è un problema grave, non è qualcosa che ti lascia a piedi, però è qualcosa da tenere sotto controllo. Capitolo motore quindi chiuso. A me piace, è un bel motore che allunga tanto a differenza delle sue competitor, e ci teniamo sempre a quella che è la scaletta durante i test ride, e dopo il motore passiamo alla ciclistica, quindi parliamo di sospensioni
e freni. Qui, forse dopo tanti mesi, è l'unico aspetto che ci tengo a sottolineare e vi parlo subito della sospensione anteriore. Inizialmente non capivo quello che mi disse magari un tempo Sasa Planet, penso che lo conoscete, la forcella sembra un po' troppo che vada giù in maniera troppo veloce. Mi spiego meglio. Noi abbiamo tutte le regolazioni del caso, la forcella è una Kayaba da 43 mm, completamente regolabile, però la sensazione è quella che anche provando un pochino a giocare con le regolazioni, la forcella sia troppo veloce a scendere. Cioè veramente appena freniamo o appena prendiamo un ostacolo, come può succedere in off-road, mi è capitato tante volte, sentiamo la moto che quasi va a pacco ma subito. E questa forse è l'unica nota negativa del reparto ciclistica di questa moto, perché poi al posteriore secondo me è perfetto il mono, come secondo me sono perfetti i freni per l'utilizzo da off-road. Non sono né troppo mordenti né poco mordenti. Forse su strada, con delle velocità importanti, con dei ritmi importanti, all'anteriore ho trovato un freno che non è proprio super mordente, però ci sta calcolando l'utilizzo per cui nasce questa moto, quindi un po' strada e un po' fuori strada. Tanti in off-road per esempio invece lamentano che l'impianto frenante d'anteriore sia troppo brusco, sia troppo potente. Quindi chiudendo capitolo sospensione e freni, secondo me sono entrambi super ok, l'unica nota un pochino dolente forse è solo la forcella anteriore che scende giù in maniera troppo veloce. Per arrivare a questi problemi dobbiamo avere un pochino di esperienza e soprattutto dobbiamo sfruttare tanto la moto e portarla un pochino al limite, perché finché si utilizza la moto in maniera normale, senza andare proprio a cercare il limite della moto, questi problemi non vengono fuori. Quindi insomma, non spaventatevi, non è una roba allucinante, è solo un parere mio che l'ho portata un pochino al limite in tutte le sue forme, sia in off-road quasi diciamo che su strada, quello sì, e quindi insomma vi posso dare questo feedback. Però devo essere onesto, non è nulla di drammatico, sono altre le moto che danno problemi di ciclistica, e per esempio mi viene da nominare le giapponesi. Continuiamo, abbiamo parlato di motore di ciclistica, ora parliamo invece di elettronica, un altro punto secondo me a favore di questa moto. Sebbene non abbiamo la piattaforma inerziale e quindi non possiamo godere di alcune cose, secondo me questa moto fa tanto, nel senso che di serie questa moto monta quasi tutto quello che può montare, manca solo il quick shifter che si può acquistare a circa 200 euro o anche meno se conosciamo bene il concessionario, diciamo così. Una moto che ha 4 mappature motore, la cosa bella è che questa moto ti permette di cambiare mappature e controlli col gas aperto, cosa che pochissime moto ti permettono di fare. Spesso ci troviamo a dover fermarci, spegnere la moto, riaccenderla. La cosa bella è che lei lascia sempre, anche quando la spegniamo, il controllo di trazione disinserito oppure l'ABS disinserito. L'ABS possiamo disabilitarlo sia al posteriore che all'anteriore. Io personalmente non l'ho mai disabilitato all'anteriore perché ho un po' paura e perché so che in off-road tante volte mi ha salvato avere l'ABS attivo, altrimenti avrei chiuso sicuramente lo sterzo. Per me che ovviamente non sono un pilota e sono ancora un neofita per quanto riguarda soprattutto l'off-road. Abbiamo di serie il cruise control, abbiamo un menu, una dashboard in cui possiamo navigare, possiamo insomma settare tutto quello che vogliamo, un display che cambia dalla notte al giorno, ma questo lo hanno un po' tutte le moto. Abbiamo i fari automatici ed io ho installato anche 2 faretti supplementari per quando veramente non c'è luce, e sono veramente utilissimi. Un altro aspetto fondamentale per cui mi sento di consigliare, non sconsigliare, questa moto è l'aspetto aerodinamica e per quanto riguarda soprattutto i viaggi. Sebbene io l'abbia un po' bombardata per insomma un utilizzo un po' più da fuoristrada, questa moto, come nasce di serie col cupolino già standard e soprattutto con la seduta che è un po' più bassa rispetto a come ce l'ho io ora, veramente offre una protezione aerodinamica secondo me perfetta, e soprattutto la triangolazione pedana manubrio sella ti fa stare in una posizione di totale controllo della moto e secondo me facilita soprattutto chi è alle prime armi. Quindi, a differenza di alcune moto, come per esempio KTM, come per esempio Tenere, dove tu sei un po' rialzato sulla moto, sei un po' caricato sull'anteriore, qui invece sei completamente nella posizione opposta, quindi sei schiacciato sul posteriore e hai una posizione, come dico io, da boss, di controllo completo
del mezzo. Quindi questa è tanta roba, soprattutto per chi vuole comprare una moto per viaggiare. E qui, come già ho detto, abbiamo il cruise control, cosa che per esempio manca sul Transalp, manca sul Tenere. E perché nomino proprio queste due moto? Perché secondo me sono le due principali competitor, insieme magari a KTM 790 e al Suzuki V-Strom. Però in ogni caso quelle due secondo me sono le più concorrenti della Touareg. La V-Strom non l'ho ancora provata, sono curioso, però onestamente non mi ispira come moto in generale. Tra poco uscirà il video del Marocco e ci tengo a specificare che il Marocco l'ho fatto in due, carico di valigie rigide pesantissime e con il cupolino touring di VRS. Attualmente monto il cupolino enduro di VRS. Insomma, questo per dirvi che cosa? Che anche per viaggiare a due mi sono trovato benissimo, se non fosse per il carico posteriore per quanto riguarda le valigie mi faceva qualche turbolenza superati 140 km orari, ma fino a quella velocità la moto veramente era perfetta. Mi sono trovato benissimo, il motore non ha mai dato segnali di nessun tipo di problema, nemmeno di mancanza di potenza, anzi sembra sempre un motore che vuole tirare dove non può tirare. Questa è la cosa bella di questa moto, è che tu ti aspetti una moto rabbiosa, io la vorrei così onestamente, ti aspetti una moto rabbiosa nelle prime 2-3 marce e invece è una moto rabbiosa ma dopo un numero di giri, poi però tende praticamente all'infinito ad andare sempre su. Qualora stessi facendo poca buona pubblicità, ma ovviamente so che la sto facendo, ma ragazzi è la mia esperienza d'utilizzo e sono qui per dimostrare che questa moto non è come dice la gente media, come succedeva anche secondo me con l'R7, sebbene io non sia più un fan di Yamaha per le loro politiche, però anche l'R7 la reputo ancora una moto con molto senso. E in ogni caso, contemporaneamente a quando io sto registrando questo video, si sta svolgendo l'Africa Eco Race. Ieri sera è finita la prima tappa e indovinate un po', tra Tenere, KTM, Husqvarna eccetera eccetera, chi ha vinto? Proprio la Touareg di Guareschi Corse con Jacopo Cerutti. Quindi insomma questo ha a valorare ancora di più la mia tesi sul fatto che effettivamente questa è una moto, è un progetto che può dare tanto e secondo me è molto 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 sottovalutata dall'italiano medio, perché l'italiano medio piace spendere tantissimi soldi, perché alla fine lei costa 12.000 euro, non è un prezzo folle, soprattutto perché si compra molto meno nei concessionari, e soprattutto all'italiano medio piace attaccarsi alle dicerie, è proprio una passione che ha. Guardate quanto è morbida questa moto, io penso di avervi fatto un pochino un quadro generale, lo so che a voi sembrerà tutto positivo, vi ho detto quali sono i miei due punti negativi secondo me di questa moto, ovvero il motore che all'inizio del contagiri è un po' troppo fiacco e soprattutto anche la forcella anteriore che è un po' troppo libera in caduta proprio. Su questi due componenti ci lavoreremo, sul motore ci sto lavorando, quindi insomma se riesco a mettere a puntino questa moto per me diventerà una moto definitiva, anche perché realmente non trovo nessun limite in questa moto. Per tutto il resto sono veramente contentissimo e non vedo l'ora di continuare con le modifiche. Alla fine bisogna guardare anche soprattutto il reale utilizzo della moto. Io che la utilizzo a 360 gradi trovo veramente una moto perfetta, economica dai costi di gestione e che almeno per il momento non mi sta dando problemi. L'unico problemino, come ho detto, è quella piccola trasudazione, nonostante so che ad altre persone ha dato qualche problemino in più. Vi starete chiedendo quindi qual è secondo me il problema di questa moto. Il problema di questa moto non c'è, c'è un problema invece sulla rete Aprilia. Questo è il reale problema che ha Aprilia, perché non so per quale motivo in Italia è pieno di concessionari che fondamentalmente se ne sbattono dei problemi e quindi succede che delle volte dei proprietari di Aprilia varie, non per forza di Touareg, si trovino a combattere con il concessionario che è un casa madre, e da concessionario e casa madre c'è un ping pong e praticamente il cliente resta solo. Questa cosa provoca grande sconforto, fa vendere la moto e fa sputtanare il marchio. Quindi questo è il reale problema delle Aprilia. Potreste avere qualche problema con la Touareg, potreste averlo con qualsiasi moto in realtà, però purtroppo quello che è il feedback medio in giro per l'Italia, non solo in qualche zona, è che è difficile trovare una rete di assistenza valida. Onestamente io a Napoli non ho avuto questi problemi, però sarà pure che forse sono fortunato con questa moto, non lo so,
E insomma, questa secondo me è la mia recensione dopo 18.000 km di Tuareg, dopo 18.000 km anche di sabbia, polvere, asfalto, pietre, tutto, insomma, l'abbiamo veramente portata ovunque. E spero che questa recensione onesta, vi ripeto, non sono né pagato da nessuno purtroppo, né tantomeno voglio fare un favore ad Aprilia, ma voglio semplicemente far luce su quelli che sono gli aspetti positivi di questa moto e anche su quelli negativi, che secondo me sono veramente pochi. Quindi fammi sapere sotto questo video se ti è tornato utile, fammi sapere se ti ho tolto qualche dubbio e soprattutto iscriviti al canale per supportare il mio lavoro. Tra l'altro a breve vedrete tutte quelle modifiche che stanno per arrivare, la renderanno veramente una cannonata, e se mi gira gli faccio pure una mappatura a banco dedicata, quindi tolgo anche da mezzo la centralina per avere realmente quello che voglio. E insomma, voi restate aggiornati, iscrivetevi al canale e datemi la vostra qui sotto nei commenti. Bella ragazzi, ad AVR, ciao!